Allora, vai, metti lì. Per noi, vai. Nel tuo foto di dito, guarda, giù da tutto il tempo. No, mi serve per fare. Qua, teniamo qua. Voglio prendere quello zitta. Saluto loro, io faccio il video. Stai già facendo il video? Sì. Okay. Le foto le facciamo dopo, dai. Allora, niente, io volevo dire che finalmente a Scandale ci avevo tenuto all'epoca nel 2010, quando è stata deliberata dalla giunta Brescia, avrà Rino Gaetano. Non è la prima via Rino Gaetano, perché da una ricerca veloce che ho fatto, via Rino Gaetano esiste già a Grugliasco, in provincia di Torino, a Tortoreto, in provincia di Teramo, a Cutro, a Crotone, a Roma, a Crotone stesso c'è piazzetta Rino Gaetano, a Santa Severina, Soveria Simeri, Catanzaro, Caulonia, Reggio Calabria e Torre dell'Orso, provincia di Lecce. Poi ci saranno sicuramente altri luoghi dove c'è qualcosa dedicato a Rino Gaetano. Onestamente sono molto turbato per quello che è successo. In pochissimi giorni avevamo preparato questa festa con il sindaco Pingitore, grazie anche all'appoggio della tipografia Stampe Marino, la tabella, l'avevamo coperta con una bella foto di Rino, c'era la madrina, c'è Luca Londino che eseguirà adesso due brani di Rino. Rovremo questa festa, tra il giorno del mio compleanno, onestamente ci resto male, non ho molto da dire. Volevo solo leggere un ricordo, una lettera fattami pervenire da Danilo Scortichini, nipote diretto di Rino Gaetano in quanto figlio della sorella di Rino, Anna. Danilo scrive: ricordare mio zio Rino mi fa venire ancora i brividi, sentire che ancora lo si percepisce come essere tuttora vivente mi fa veramente emozionare. Lui che credeva in un mondo più giusto e più vero, lui che aveva quella sana curiosità che lo distingueva da quelli della sua generazione. Zio Rino, perché è così che mi piace ancora chiamarlo, mi ha insegnato tantissime cose, cos'è l'altruismo, che cosa significa essere vivente nel vero senso della parola, la bellezza della vita in tutti i suoi molteplici aspetti. Uomo curioso ed estroverso, zio Rino amava sentirsi parte integrante della società in cui viveva, vicino ai più umili, agli emarginati, quella a cui la vita aveva voltato le spalle. Una frase che ricordo molto spesso è che egli cantava a squarciagola e che ancora riecheggia continuamente nel mio cuore e nella mia mente e che porto sempre con me: e viva la vita senza troppo arricchirsi. Una frase che mi scuote ancora oggi e mi porta a pensare a questo mondo materialista, questo ego sfrenato, questo individualismo di massa, questo bisogno impellente di sentirsi vivi soltanto attraverso il possesso, un mondo che sicuramente non appartiene né a me né a mio zio Rino. Intitolargli una via è sempre una bellissima cosa, particolarmente da me gradita, soprattutto perché lo si fa in Calabria, dove i disagi sociali sono sentiti sono sentiti maggiormente, dove la crisi c'è sempre stata e non per colpa di chi ci vive. Ringrazio per questo il sindaco di Scandale, che forse avrò il piacere di conoscere un giorno, e spero vivamente che la figura di Rino Gaetano rimanga sempre indelebile e sempre più viva nei cuori di chi oggi ancora soffre per un salario da miseria e chi è costretto a vivere dentro una baracca costruita alla meglio. Grazie, Danilo Scortichini. E Danilo è un cantautore, sta cercando di farsi strada come cantautore, ha sicuramente la verve di Rino e tra i nipoti di Rino è forse quello, anzi sicuramente per me quello più bravo. Ringrazio Danilo per aver scritto questo ricordo, questo messaggio. E niente, adesso ci sarà Luca che eseguirà un ricordo veloce, due brani di Rino Gaetano, poi un piccolo buffet. Volevo ricordare chi non aveva inteso capire il gesto di questa giornata, che è la giornata praticamente a costo zero per la missione comunale, in quanto il sindaco a spese sue e il buffet l'ho offerto io, quindi c'è poco da ridire. E per quanto riguarda la strada, il fatto che adesso si chiama Rino Gaetano era per me un impegno a farla migliorare. Se ci sono problemi, sì, erano visibili, ma onestamente non ci avevo pensato. Magari la cosa si risolveva al meglio in pochissimo tempo. Va bene così, la via adesso ha il nome di Rino ufficialmente e questo per me è l'importante. Il traguardo, grazie. Ok. Grazie, allora, sono posso ficcare un culo.